Ciao Ciala, devo partire dal tuo gol, tiro forte, bellissimo, ma non è una sorpresa, questi colpi ce l'hai. Sì, grazie, era importante oggi, sì, sono contentissimo perché ho fatto gol fuori area, che ce l'ho, però più importante oggi era 3 punti, lo sappiamo che oggi era una partita pesante, diciamo, perché con questo piccolo stadio, con questa atmosfera era difficile, e poi alla fine abbiamo fatto il 90° gol con Lauti, il secondo. Abbiamo chiuso la partita così e siamo contenti perché siamo vicino al Milan e Napoli. È un momento molto importante per te, stasera hai fatto gol per la terza gara di fila, ma anche tante prestazioni di quantità pure. E io volevo dare il massimo per la squadra, se faccio gol o non faccio gol. Veramente non mi interessa troppo perché io volevo dare il massimo e giocare bene per la squadra. Per me sono importanti sempre i 3 punti. E oggi abbiamo dimostrato ancora con mentalità giusta quello che era importante oggi. E poi adesso siamo contenti, andiamo a casa con 3 punti. Poi è stata anche una settimana molto bella anche con la qualificazione degli ottavi, con un turno d'anticipo. Sì, certo, dobbiamo aspettare queste partite. Adesso dobbiamo recuperare bene perché noi giochiamo tante partite. La prossima tocca la Spezia a casa, che è un'altra partita importante. Vediamo cosa succede. Ciao, ti saluto con questa statistica. Solo Messi ha segnato più gol da fuori area di te nei 5 maggiori campionati europei della stagione 2013-2014. Che ne pensi? Ah, ci sta. No, Messi è un fenomeno, è un giocatore incredibile, però dai, dobbiamo stare seri perché lui è un fenomeno. Non male però, grazie mille Ciaran. Grazie a te. Ciao Alessandro, settimana da incorniciare, qualificazione in Champions League agli ottavi, ora altre vittorie in campionato dopo quella contro il Napoli. Alessandro, a week to remember, the round of 16 in the Champions League and now another victory in Serie A. Sì, sapevamo che era una settimana fondamentale per noi, che poteva indirizzare la stagione. Abbiamo iniziato benissimo battendo il Napoli e accorciando così la distanza dalla prima in classifica, che penso sia stata una di quelle vittorie che servono sì per la classifica ma anche al morale, danno una grande spinta. Abbiamo raggiunto gli ottavi, che era un altro nostro grande obiettivo, e abbiamo dato la conferma della nostra forza qui stasera a Venezia. Non era semplice stasera, il Venezia aveva delle vittorie contro il Bologna e la Roma. It wasn't easy tonight, Venezia had beaten Bologna and Roma as well. Sì, non era facile, loro hanno battuto anche la Fiorentina qua in casa, è un campo molto ostico, hanno tanti giocatori veloci che attaccano la profondità, però l'abbiamo preparata bene, siamo stati bene a toppare i loro punti di forza e l'abbiamo portata a casa. Alessandro, hai giocato in un ruolo diverso stasera, in mezzo alla difesa anziché a sinistra, come ti sei trovato? How did you find it tonight playing in the middle of the 3-man defense, Alessandro? Ah, mi sono trovato bene, l'ho fatto altre volte in altre occasioni, mi trovo bene, ripeto, siamo un bel gruppo, quando c'è bisogno siamo a disposizione per coprire qualsiasi ruolo, è andata bene, speriamo di continuare così. Ora lo Spezia, Alessandro. Sì, è un'altra partita fondamentale che servirà a dare continuità al nostro percorso in campionato, non possiamo permetterci di lasciare punti per strada, quindi entreremo sicuramente con la stessa determinazione per vincere la partita. Ultimissima, ti chiedo, perché questo va su Facebook, un messaggio ai tifosi, last one, a message for the fans following us on Facebook, Alessandro. Ringrazio per il supporto che ci danno ogni giorno, li sentiamo molto vicini, è stato molto importante per noi ritrovarli allo stadio, quindi li ringrazio sempre, Forza Inter.